Auto storiche pronte di nuovo a mettersi in marcia sui tornanti della panoramica. Per il sesto anno consecutivo, in questo weekend, il San Bartolo ospita la Coppa Faro con oltre 80 piloti iscritti, pronti a sfidarsi nella gara valida come nona e penultima prova del campionato italiano velocità in salita per auto storiche organizzato da ACI Sport. Un evento dedicato alla memoria del compianto Luciano Battisti che in un lustro ha saputo conciliare un connubio non scontato fra la vocazione motoristica del territorio e quella naturalistica del circuito di gara. A Pesaro per il sesto anno consecutivo si svolgerà questa diciamo, manifestazione di auto storiche sulla panoramica. È un evento che ha assunto un carattere importante a livello nazionale e anche internazionale, ci sono dei corridori anche dall'estero. E quindi è un bel risultato che quando siamo partiti 6 anni fa era, diciamo, impensabile. Domani alle 2 ci saranno 2 turni di prove e domenica mattina alle 8:30 ci saranno 2 turni di gara. La manifestazione sotto il profilo, diciamo, globale, abbiamo voluto fare delle cose in più quest'anno, allora siamo riusciti. E grazie anche al comando dei Carabinieri Forestali nazionale a far sì di poter donare 100 piante al comune di Pesaro che verranno posizionate, so che si sono accordati anche con l'ente parco, verranno messe in una falesia dell'ente parco su un percorso per rafforzare appunto la falesia stessa, 100 piante. Abbiamo voluto coinvolgere 2 associazioni che si occupano di sostenere, diciamo, persone con handicap, la Genia e l'AIAS. E in che senso? Abbiamo pensato di portare questi ragazzi, queste persone con una visita guidata al paddock in maniera tale che possano salire, toccare con mano le macchine. Poi sabato ci saranno 6 vetture a disposizione per poterli far fare, diciamo, una salita a modo di parata lungo il percorso di gara, quindi per dargli anche una sensazione diversa e nuova. Ecco, queste sono le novità di quest'anno.